Ragazzi, buongiorno e bentornati sui miei canali social, canale YouTube, seguitemi su Instagram, seguitemi dove volete. Lo scopo è quello di aiutarvi a migliorare nel vostro allenamento. Quindi, se volete allenarvi con me, trovate qua in descrizione come farlo e accedere ai miei contenuti di prova gratuiti. Ma oggi vediamo tre cose da non fare se non vuoi massacrarti, ok? Perché capita spesso di vedere persone in palestra, ma che si allenano anche in casa, che mi mandano delle mail e mi dicono: guarda, io sto facendo questo, questo e quell'altro, così non mi basta. E secondo me, se andate a fare queste cose, alla lunga rischiate, uno, di non centrare i risultati che vi siete prefissati, e due, secondo me andate un po' a massacrarvi, no? Perché non funziona così. Purtroppo sono delle credenze non vere che magari vi ha messo in testa qualcuno, ma non funziona così il nostro corpo. Quindi i tre, diciamo, elementi da non seguire sono: allora, non è che più fai meglio è, non sempre, no? Perché alcune persone pensano che se hanno fatto un'ora di palestra ne fanno due ancora meglio. Assolutamente non funziona così, perché dobbiamo dosare, e il saper dosare per ognuno di noi la quantità di allenamento giusto è molto importante. Consideriamo che non dobbiamo fare allenamenti lunghissimi, anche con allenamenti corti ma ben dosati come intensità riusciamo a centrare risultati. Poi è normale che se uno ha tantissimo tempo libero, a piacere di allenarsi, riesce a modulare l'intensità delle sue ore di allenamento, allora può allenarsi anche di più. Ma se nella maggior parte dei casi hai poco tempo a disposizione, una vita ricca di impegni, allora secondo me è meglio fare meno, farlo meglio, dosare bene l'intensità, e quello ti porterà più risultati. Un altro elemento, ma diciamo che poi tutti questi elementi si ricollegano, no? L'altro è allenarti a caso. Ci sono persone che prendono il primo video che esce su YouTube, magari anche dei miei video, e lo vanno a mettere in pratica. Va benissimo, come prova va benissimo. Poi ne esce un altro di un altro e lo vanno a mettere in pratica. Però capite bene che in questo modo i workout non seguono una programmazione, sono workout a caso, a random, che come mantenimento potrebbero anche starci, però non hanno un senso logico. Quindi è sempre meglio, secondo me, avere di base una scheda, quindi seguire una programmazione, e poi, se volete, a questa programmazione, perché vi rimane tempo, avete voglia di aggiungere, avete ancora delle energie, aggiungerci dei workout a casaccio presi da qua e dall'altra parte su internet, perché vi piacciono quei trainer, vi piace seguire quell'allenamento, allora lo potete fare come integrazione. Ma non sarà quello l'allenamento che vi porterà risultati, ma sarà la base del sistema strutturato, seguendo una certa logica, a portarvi a centrare gli obiettivi che vi siete prefissati. Quindi no all'allenamento a caso. E poi, ovviamente, se vi allenate ma non avete un'alimentazione che supporta il vostro allenamento, anche in questo caso vi andrete a massacrare. Vi andrete a massacrare perché massacrerete il vostro organismo e non gli darete gli elementi fondamentali per andare a costruire i vostri risultati, e intendo costruire i vostri muscoli, recuperare gli allenamenti. Quindi anche l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Ci sono persone, un po' come nella palestra, pensano che meno mangiano e più vanno a dimagrire. Assolutamente abbiamo visto che non funziona così. Anche l'alimentazione deve essere strutturata, programmata, quindi il consiglio di andare da un nutrizionista che la possa bilanciare per voi, anche perché anche in questo caso succede che magari mangi più calorie e ottieni più risultato rispetto a quelli che ne mangiano meno. Quindi anche qua bisogna sfatare questo mito. E quindi questi tre elementi che vi ho citato oggi, magari alcuni mi dicono: ma lo sapevo già. Sicuramente magari tu lo sapevi già, ma ci sono tante persone che non conoscono questo e sono i primi a fare questi errori, per poi accorgersene magari quando sono troppo in là, hanno già fatto il danno, e poi recuperare si può sempre recuperare, ma perdi tempo, perdi mesi e perdi magari, diciamo, ti allontani dai tuoi obiettivi. Quindi secondo me
partire col piede giusto è sempre meglio. Quindi il mio motivo di questo video è quello di darvi l'input. Magari inizialmente fatevi seguire da un coach, andate in palestra e prendete magari delle lezioni con un trainer per farvi istruire e darvi comunque gli elementi giusti per partire nel migliore dei modi. Oppure chi di voi si vuole allenare con me, con i miei sistemi, dal 15 workout al 35 workout, a Cali workout o le mie programmazioni annuali, trovate qua in descrizione comunque come accedere, le potete provare. E già all'interno io vi do tantissimi elementi per partire nel modo migliore e vi spiego esattamente come andare a strutturare la vostra scheda d'allenamento, ma soprattutto il vostro programma a lungo termine che vi porterà risultati. Per oggi è tutto, come sempre grazie per l'attenzione e ci si vede sempre qua sui miei canali e, come dico sempre, spolliciate. Saluto, alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!